È presente anche, sull'architrave della porta di accesso alla stanza da letto, una delle maternità a me molto cara, una classica e bella composizione di reminiscenze bizantine, piacevole anche coloristicamente. Su un lato le prime due mensole figurative in tufo, da me realizzate nel 1988. Sul piano incotto dello stipo e della parete attrezzata sono disposti una serie significativa di sculture a tutto tondo, sassi, cavalli, colombe, figure, onde, per lo più anni 90. La statuaria, in cemento armato, è presente con Giovanna, mia figlia, 1989. Con Beatrice, la prima opera in cui ho realizzato, liberandomi in un certo senso da ogni condizionamento veristico dell'immagine umana, una figura reale attraverso fasce. Sono rimaste volutamente le sole mani, anche perché attraverso esse ho voluto simbolicamente rappresentare la donazione della donna all'uomo, 1991. Ci sono anche Francesca, 1993, e Sofia, 1993, anch'esse in cemento, e altre tre figure femminili in tufo degli anni 2000. È bene precisare, per una lettura più attenta del lavoro, che le opere presenti nella casa sono state distribuite in rapporto alla destinazione e alla superficie a disposizione di ogni ambiente, in modo tale da poter usufruire di una maggiore disponibilità dello stesso spazio e di una migliore visibilità dell'opera, e non secondo una logica cronologica museale, anche se più indicata sotto certi aspetti cognitivi.